Quando lo volevo io di andare in un grande club, anche all'Inter, sono stati i club che hanno fatto altre scelte, ma poi negli ultimi anni ho avuto la possibilità di andare in qualche grande club, ma ho scelto io invece di non andarci. Quindi non ho nessun rimpianto e sono contento, molto contento e orgoglioso di quello che ho fatto. Sicuramente il City è favorito, è la squadra che gioca meglio, secondo me può essere destinata a vincere almeno tre dei quattro importantissimi trofei che si sta per cominciare a giocare. Però l'Arsenal è una squadra che nelle coppe ha sempre dimostrato di saper fare risultato, è una finale aperta a qualsiasi risultato, ma secondo me il City è favorito. È il campionato più ricco del mondo, il più importante al mondo, quindi c'è meno tensione, c'è un'atmosfera più serena rispetto al campionato italiano. Le infrastrutture sono tutte meravigliose, ogni club ha lo stadio di proprietà o comunque stadi sempre belli e sempre pieni. Quest'anno la Juventus ha trovato un Napoli più consapevole delle proprie possibilità, della propria forza, più sicuro di sé, e quindi sarà un testa a testa fino alla fine. Può darsi che sia lo scontro diretto a decidere tutto, ma può darsi anche di no, quindi sarà bello fino alla fine, contrariamente agli altri campionati importanti dove già tutto è deciso. Pensavo che potesse durare più a lungo, diciamo così, quel periodo bello in cui l'Inter è rimasta attaccata alle squadre di vertice, alla Juve e al Napoli. Conosco bene Spalletti e so che è molto bravo. Non pensavo che a cavallo di Natale e all'inizio del girone di ritorno si ritrovassero con più di 10 punti o 15 addirittura di ritardo dai primi posti. Quando lo volevo io di andare in un grande club, anche all'Inter, sono stati i club che hanno fatto altre scelte, ma poi negli ultimi anni ho avuto la possibilità di andare in qualche grande club, ma ho scelto io invece di non andarci. C'è stato più di un contatto, c'è stata qualche bella telefonata tra me e Aurelio, che ricordo con grande simpatia, quindi, ma sono stato io che ho fatto altre scelte. Non ho nessun rimpianto e sono contento, molto contento e orgoglioso di quello che ho fatto. Il nuovo che avanza, quindi è giusto guardarli con simpatia. Simone Inzaghi, che sta facendo molto bene alla Lazio, Pippo, che sta facendo bene al Venezia, stanno facendo vedere di saperci fare. Beh, Di Francesco è già un po' più attempato, ha un po' di più esperienza rispetto a loro, ma fino a qualche anno fa era un giovane anche lui. Quindi bravi tutti, sono piacevole vedere i ragazzi giovani che emergono. A loro consiglierei di fare al più presto esperienze fuori dall'Italia. Tornassi indietro, ecco, un rimpianto. Sceglierei di andare fuori dall'Italia un po' prima. La Juventus deve vincere in Inghilterra, a Londra, e non è facile. E delle altre io credo che possano passare il turno tutti, meno il Napoli, che è concentrato molto sul campionato e si vede dal fatto che in Coppa proprio non fanno tanta fatica, perché hanno proprio la mente e le motivazioni e la spinta è tutta per il campionato, ma del resto è anche comprensibile perché da tanti anni manca lo scudetto a Napoli, e stanno sentendo che hanno la possibilità di arrivarci, quindi sono focalizzati proprio lì. Mi rattrista molto, spero che ci sia la possibilità di vedere il Vicenza presto, già dall'anno prossimo, comunque nei campionati professionistici, e che arrivino persone serie come ho incontrato io per portare di nuovo in alto il nome di questo storico e meraviglioso club. Uno dei periodi più belli di quelle stagioni, perché una cavalcata meravigliosa in Coppa delle Coppe con quattro turni passati e con una semifinale che abbiamo perso per un niente, e anche immeritatamente e anche ingiustamente, perché noi avevamo vinto in casa 1-0, stavamo vincendo a Londra 1-0, ci è stato annullato un gol valido per andare sul 2-0, ci fosse stata la VAR. Allora, probabilmente il Vicenza avrebbe giocato la finale, ma insomma, nella carriera di un allenatore ci sono, come nel caso mio e per fortuna, tante soddisfazioni, ci sono anche alcune delusioni. Le più importanti sono quella col Chelsea, quella del cucchiaino sul calcio di rigore ancora di più, poi il 5 maggio del 2002, se non ricordo male, quando con il Bologna
eravamo quarti in classifica all'ultima partita di campionato, quindi potevamo ancora andare in Champions League, ci siamo ritrovati settimi. Queste sono le note dolenti, ma insomma i passaggi che inevitabilmente in una carriera, insieme a tante soddisfazioni, ci sono comunque. Io intanto mi trovo molto bene qui in mezzo a questi tutti ragazzi giovani che mi fanno sentire giovani qui a Fox, e quindi sono particolarmente stimolato, no, a fare qualcosa che mi piace, che mi è sempre piaciuto e che adesso ho il tempo di fare. Poi per quello che riguarda la panchina, io sono in questo momento senza tensione e senza stress, perché se arriverà qualcosa che mi interesserà, bene, se non arriverà io sono comunque contento della mia carriera, quindi sono in una posizione invidiabile in questo momento. Una nazionale mi interesserebbe, una nazionale, lo dico in generale, di Italia non ho sentito, della nostra nazionale, non ho avuto, per la nostra nazionale non ho avuto nessun contatto. Ci sono andato credo vicino 3-4 anni fa, quando è arrivato invece sulla panchina Conte. Chiaro, quella azzurra, chi non vorrebbe allenare la nazionale azzurra, ma anche una nazionale straniera potrebbe essere interessante.